testo unico sulle leggi di pubblica sicurezza. Il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza risale alla legge del 1931, il cui regolamento attuativo è stato emanato nel 1940. Sono stati fatti numerosi aggiornamenti e introduzioni nel corso degli anni, ma la base rimane comunque datata, quindi spesso troviamo termini un po' obsoleti. Le leggi di pubblica sicurezza fanno riferimento appunto a delle leggi e provvedimenti e autorizzazioni che vengono posti in essere, adottati per la tutela dell'ordine pubblico, della sicurezza collettiva e del singolo. Spesso viene citata l'autorità di pubblica sicurezza. Chi è questa autorità? È il Ministero dell'Interno a livello nazionale, mentre a livello territoriale e locale il prefetto, il questore, poi i commissari e il sindaco. Cosa significa? Il prefetto è il titolare dell'ufficio territoriale del governo, quindi se mi fa una domanda su chi è il prefetto è il titolare dell'ufficio territoriale sul governo, rappresenta il ministero sul territorio a livello locale e lo rappresenta a livello di gestione e si contrappone invece al questore, che anch'esso è autorità di pubblica sicurezza, ma ha una competenza tecnico-operativa, mentre il prefetto appunto sovraintende all'attuazione delle direttive che arrivano dal ministero. Infine abbiamo a livello ancora più locale, quindi se il questore e il prefetto fanno capo a livello provinciale, abbiamo sotto di loro i funzionari dei commissariati. E infine, dove non sono presenti i commissariati, il sindaco in qualità di ufficiale di governo è autorità di pubblica sicurezza. In quale materia siamo? Siamo sia in materia amministrativa che in materia penale. Il TURPS riguarda anche attività commerciali, edilizia, sanitaria, veterinaria, mortuaria, ambientale, stradale, forestale. In tutte queste materie e altre che fanno capo alla polizia amministrativa in generale, l'agente di pubblica sicurezza agisce in funzione preventiva e di vigilanza, solo in ultimo agisce in funzione repressiva. E poi c'è invece l'aspetto penale giudiziario, dove invece l'agente di pubblica sicurezza agisce per l'accertamento e la repressione dei reati. Facciamo un excursus sull'agente di pubblica sicurezza, che può essere sì l'agente di polizia locale, ma ricordiamo dalla legge 65 dell'87 che l'agente di polizia locale è ausiliario di pubblica sicurezza, previo conferimento della qualifica dal prefetto, appunto. Sostanzialmente l'agente di IPS, piuttosto che l'ufficiale di pubblica sicurezza, vigila sull'ordine pubblico e sulla sicurezza dei cittadini, che sono i beni principali tutelati dal TURPS e dalla legge di pubblica sicurezza. Cura l'osservanza delle leggi e dei regolamenti di pubblica sicurezza e infine presta soccorso in caso di emergenza. Cosa disciplina il nostro TURPS? All'articolo 5 il TURPS ci parla di provvedimenti di polizia, che sono autorizzazioni, ordini e provvedimenti, che hanno tutti una esecuzione, una sanzione di carattere amministrativo. Sono eseguiti in via amministrativa e le persone che non vi ottemperano possono essere indotte all'ottemperanza con la coazione, per cui nel momento in cui c'è un provvedimento, un cittadino non vi ottempera, viene messa una diffida nella durata di 3 giorni. Se anche in questi 3 giorni il cittadino non vi ottempera, si potrà agire coattivamente, cioè con la forza, che non significa manganelli, ma significa costringere la persona, senza violare i suoi diritti fondamentali, l'integrità fisica, a rispettare i provvedimenti di pubblica sicurezza.
Tra i provvedimenti ricordiamo l'invito a comparire per motivi inerenti alla pubblica sicurezza, qualora l'autorità invita una persona a comparire davanti a sé per l'identificazione o altro, questa persona è tenuta a comparire, ha un dovere, se non lo fa sarà sanzionata con una sanzione amministrativa oltre che coattivamente condotta di fronte all'autorità di pubblica sicurezza. Inoltre la carta d'identità è un provvedimento, diciamo, di pubblica sicurezza, perché serve appunto a identificare le persone, deve essere rilasciata dal sindaco alle persone che hanno residenza nel comune, ma anche alle persone che hanno dimora. Attenzione a questa differenza, perché si apre il mondo delle persone senza dimora, cioè coloro che dormono per strada, non hanno spesso un luogo fisico dove mettere la residenza e incontrano difficoltà ad ottenere la carta d'identità. Durante un controllo può capitare di trovare una persona senza fissa dimora, senza dimora, con la carta d'identità scaduta o del tutto assente. Il sindaco è tenuto a rilasciarla se questa persona prova che è sempre presente nel comune, ad esempio perché frequenta la mensa del comune, una parrocchia, prende i vestiti alla Caritas del comune. Tutti questi sono elementi che fanno capire che è sul territorio e il sindaco deve rilasciare la carta d'identità, perché ha appunto questa funzione di pubblica sicurezza, di identificare le persone e dare delle informazioni in merito alle persone. Autorizzazioni in generale di pubblica sicurezza, quali sono? Allora, autorizzazioni di disciplina generale, vediamo prima, quando possono essere concesse? Il TULPS ci dice quando devono o possono essere negate. Devono essere negate alle persone che hanno subito una condanna a pena detentiva superiore ai 3 anni e non hanno ottenuto la riabilitazione. Coloro che sono sottoposti a sorveglianza speciale sono stati dichiarati delinquenti abituali di professione per tendenza. Non sono da imparare a memoria, sono abbastanza intuitive. Possono essere negate nel caso in cui la persona abbia commesso altri tipi di reati, delitti contro lo Stato, contro l'incolumità oppure furto, rapina, abbia commesso delitti con violenza. In questo caso l'autorità di pubblica sicurezza che riceve la richiesta di autorizzazione valuta discrezionalmente in base agli elementi soggettivi e in base al tipo di autorizzazione che gli viene richiesta. Se una persona ha commesso un delitto con violenza oppure una rapina con armi finte, sicuramente non gli verrà rilasciata l'autorizzazione quale il porto d'armi. Vengono revocate quando vengono meno i requisiti, cioè ricevo una condanna, ricevo una dichiarazione di delinquente abituale, e possono essere ritirate nel caso in cui la persona abusi di questa autorizzazione. Spesso chi ha un'autorizzazione, pensiamo ad esempio a chi è autorizzato ad aprire una sala da gioco piuttosto che organizzare corse con i cavalli, deve tenere dei registri. Questi registri hanno le pagine numerate, sono firmati. In qualsiasi momento l'autorità di pubblica sicurezza, per mezzo degli agenti, degli ufficiali di PS, può chiedere di visionarli, della visione, dato atto nel registro, e verrà redatto poi un verbale. Durano 3 anni in via generale le autorizzazioni, salvo disciplina speciale. Eccezione fanno le autorizzazioni comunali, come vedremo poi. Una riforma ha delegato al comune la competenza di rilasciare le autorizzazioni, e quelle comunali sono solitamente permanenti, salvo disciplina speciale. È vietata la rappresentanza, cioè l'autorizzazione è personale, se la ricevo io non può essere utilizzata da mio marito, anche se abbiamo ad esempio un'attività in comune. Se sono io che sono autorizzata a trasportare le armi, sono io che devo esercitare questa attività. Salvo casi particolari previsti dalla legge, per il quale in deroga alla norma generale è prevista la rappresentanza. Nella autorizzazione, oltre all'indicazione della persona autorizzata e dell'attività a cui viene autorizzata, possono essere inserite anche delle prescrizioni, che possono essere di tipo limitativo o di tipo modale, e non sono tipiche, cioè ogni autorizzazione non ha delle prescrizioni prestabilite, ma vengono valutate di volta in volta. Se una persona chiede l'autorizzazione per fuochi d'artificio e lo chiede
merito a una festa di paese dove ci sono 3.000 persone, si svolge in mezzo al centro abitato, ci saranno delle prescrizioni. Se invece i fuochi d'artificio verranno fatti su una spiaggia, la barca sta in mezzo al mare, lontano da tutti, ci saranno altre prescrizioni. Chi è competente a rilasciarle? In via generale il ministero o l'autorità di pubblica sicurezza locale, quindi provinciale o proprio locale, ente qui. Il sindaco, i commissariati. La recente riforma ha appunto delegato alcune autorizzazioni ai comuni. Per farci un'idea, ricordiamocene due o tre, io ve ne elenco alcune di quasi tutte le autorizzazioni che sono state delegate al comune. L'apertura, l'autorizzazione per l'apertura, l'accademia di ballo, strada ballo, organizzare corsi di cavalli, pubblici intrattenimenti, esposizioni di rarità, apertura di sale da biliardo, di giochi leciti, stabilimenti balneari, alberghi, l'autorizzazione in merito all'agibilità dei teatri e in generale dei luoghi pubblici, l'apertura di manufatture, fabbriche, depositi di materiali insalubri, pensiamo ad esempio alle fabbriche tessili con deposito di solventi, coloranti, il commercio di cose antiche, le agenzie d'affari, escluse le agenzie di recupero credito, e per esercitare attività di strutture da tiro e di fochino. Queste sono le competenze che ora fanno capo al comune. Passiamo invece alla disciplina delle armi. La definizione non è contenuta solo nel TULPS, ma è contenuta in diversi testi di legge. Codice penale, TULPS, la legge 110 del 75. Allora, in base al codice penale sono armi i mezzi da sparo, gli strumenti atti ad offendere, che per loro natura sono atti ad offendere, di cui è vietato il porto, le bombe e l'elenco contenuto al capo 1 di questo articolo, che è un elenco tassativo. Non sono armi, ad esempio, le bandiere, i cartelli, gli striscioni utilizzati nelle manifestazioni, per loro natura non lo sono, ma se vengono utilizzati come corpo contundente o strumento atto ad offendere un soggetto, lo possono diventare, quindi non lo sono per natura, ma lo diventano in base all'uso che se ne fa. Il TULPS invece definisce armi tutte quelle che per loro propria natura sono destinate all'offesa, oltre alle bombe. Quindi la definizione del TULPS è una definizione più generale e onnicomprensiva. È intervenuta a specificare anche la giurisprudenza, che ha elaborato appunto, oltre al codice penale che dà una definizione stretta di armi, il TULPS che dà una definizione un po' più ampia. La giurisprudenza ha elaborato il concetto di armi improprie, definendo appunto arma impropria qualsiasi arma, qualsiasi strumento usato per offendere, per cui possono esserci tantissimi oggetti che non sono armi, ma lo diventano nel momento in cui io li prendo al fine di offendere l'incolumità di un'altra persona o minacciare. È stata vietata la licenza, il rilascio di licenze per la detenzione e la raccolta di armi da guerra. Le armi da guerra possono essere quindi detenute se già si detengono, se si ricevono in eredità. Quando una persona viene meno, le armi che detiene devono essere devolute allo Stato, agli enti che si occupano di conservare materiale da guerra, non possono essere vendute. La licenza in materia di armi la rilascia il questore e è molto specifica la licenza per le armi. Ad esempio, la licenza per commerciare armi non contempla l'autorizzazione a trasportarle, sarà necessaria una specifica integrazione per questa licenza per trasportare le armi. Quindi nella licenza saranno indicate tassativamente le attività che possono essere svolte. Se io commercio armi, le vendo nel mio negozio, che sarà indicato all'interno della licenza, non significa che possano andare in giro con le armi.
è assolutamente vietato portare armi nelle riunioni pubbliche. Colui che porta l'arma nella riunione pubblica, anche se ha il porto d'armi, è arrestato. Ci sono delle categorie di persone, ad esempio, che per la loro difesa personale sono autorizzate a portare l'arma senza, la specifica autorizzazione. Il minore può essere autorizzato a usare le armi solo per motivi di caccia, ma deve esserci il consenso del genitore. Chi rilascia il porto d'armi, quindi, che è l'autorizzazione in merito alle armi più diffusa, pensiamo ad esempio al porto d'armi per motivi di caccia o sportivo, è disciplinato dall'articolo 42 del TULPS. Il questore rilascia il porto d'armi per le armi lunghe da fuoco, alias fucili, il prefetto per le rivoltelle, pistole, bastoni animati con lama di 65 cm. Questo è un quadro sintetico delle armi, seguirà più avanti un approfondimento sulla materia delle armi. Passiamo ad altre attività soggette ad autorizzazioni: riunioni in luogo pubblico, processioni religiose, accensioni pericolose, accensione di fuochi. Riunioni in luogo pubblico, siamo nell'articolo 18 del TULPS, l'articolo è facile da ricordare perché è lo stesso numero della Costituzione. Cosa succede? Cosa si deve fare per organizzare una riunione in luogo pubblico? I promotori devono 3 giorni prima avvisare il questore. Può anche essere chiesto il consenso a percorrere vie, piazze, aree pubbliche o aperte al pubblico. Quando una riunione è pubblica e in luogo pubblico, quando più persone ricevono un invito a trovarsi in questo luogo, quindi quando c'è un accordo, il questore la può impedire per questioni di ordine pubblico, di moralità e di sanità, e assiste a queste riunioni per mezzo dei funzionari e degli agenti. Se non è stato avvisato il questore e la riunione viene organizzata quindi senza autorizzazione, senza preavviso, l'autorità di pubblica sicurezza, che se ne rende conto, dà avviso al questore. Il questore decide se acconsentire a questa riunione, se interromperla. In ogni caso, l'autorità di pubblica sicurezza parteciperà e informerà il questore di eventuali evoluzioni dannose per l'incolumità pubblica e collettiva. Possono sempre essere interrotte queste riunioni se emergono problemi per l'ordine pubblico e la sicurezza, e soprattutto se viene leso l'autorità pubblica, per esempio se ci sono grida che vanno a deturpare l'onore dell'Arma dei Carabinieri, per esempio. In questo caso, quindi nel caso in cui ci siano dei tumulti, l'autorità pubblica presente per mezzo dei funzionari e degli agenti deve lanciare fino a 3 inviti a placarsi. Se questi inviti non vengono attesi, allora si può intervenire con la forza. Cosa intendiamo per luogo aperto al pubblico e luogo pubblico? Il luogo aperto al pubblico sono vie e le strade, il luogo aperto al pubblico è un luogo privato dove è previsto l'accesso pubblico senza alcuna autorizzazione, il centro commerciale per esempio. Preavviso: nel caso in cui la riunione avvenga in un luogo privato o in un luogo aperto al pubblico, non deve essere richiesta l'autorizzazione perché c'è la garanzia costituzionale dell'articolo 18, appunto, che garantisce la libertà di riunione. Quindi l'autorizzazione va chiesta per le riunioni pubbliche in luoghi pubblici. Se io faccio un raduno in piazza o al parco, devo chiedere l'autorizzazione. Processioni religiose, vale la stessa disciplina. Accensioni pericolose. Parliamo di fuochi d'artificio, razzi o esplosivi. Deve essere l'accensione,
fatta da chi ne ha la competenza, ad esempio un fuochino o persone, imprenditori che hanno un'impresa che si occupa appunto di vendere, commerciare o semplicemente accendere questi fuochi, e deve essere chiesta la licenza all'autorità di pubblica sicurezza, la quale può essere subordinata alla verifica dell'idoneità dei luoghi. Come detto prima, se faccio dei fuochi in centro abitato, ad esempio all'interno di una cascina che però sta nel centro abitato, probabilmente prima di rilasciare l'autorizzazione, la licenza, l'autorità mi invierà un sopralluogo dei pompieri. Invece se faccio dei fuochi magari su una barca in mezzo al mare, lontano dalle persone, una volta che dimostri di avere le capacità tecniche, non ci sarà questo sopralluogo. L'accensione dei fuochi, invece, nei campi e nei boschi deve avvenire a 100 metri dai boschi, dalle case, dai centri abitati, deve essere contenuta e supervisionata fino allo spegnimento di tutte le braci. È sempre vietata l'accensione delle stoppie prima del 15 agosto. Prima di passare alla disciplina dei pubblici spettacoli, facciamo una pausa e ci vediamo alla prossima registrazione.